Stile Artigiano e Piazza De Ferrari, insieme qua con Stefano Baleari per parlare di stile, per parlare di bellezza artigiana, di Made in Liguria e naturalmente anche delle prossime elezioni comunali. Allora, tanto siamo nel cuore di Genova, nel cuore pulsante di Genova, oggi è una giornata meravigliosa, queste iniziative qua che ormai mi vedono partecipe da tantissimi anli, perché quando ricevo gli inviti vengo sempre particolarmente volentieri, perché il nostro futuro è su questo, cioè l'artigianato, le piccole cose che noi produciamo che sono delle eccellenze vanno portate avanti, no? E per quanto riguarda lo stile, adesso ero qua all'Atelier Gismondi, dove ho riconosciuto la lavorazione Sforza, mi hanno detto che hanno rilevato il brevetto, ed è una cosa tipicamente genovese che, per quanto riguarda lo stile, la prima domanda che avevamo fatto, è opportuno che venga proprio esportato, perché era una caratteristica nostra di tempi anche d'oro, no? Anzi, visto che si parla di lavorazione Sforza, di oro verde direi a questo punto. Come si può fare in modo che però il Made in Liguria, che forse tutto sommato non è ancora così apprezzato, neanche in Italia, quindi figuriamoci all'estero, possa avere davvero quel qualcosa in più che la spinge sul mercato? Ma guardi, io credo che la Liguria, da questo punto di vista, dal punto di vista turistico e della conoscenza, stia vivendo un momento di grande importanza e di grandissima crescita, dovuta anche, ahimè, a quanto è successo purtroppo nel mondo, nel senso, cioè, noi stiamo ricevendo una quantità di turisti maggiore di quanto avremmo potuto ricevere. Abbiamo una giunta regionale che sta lavorando fortemente su questo e abbiamo avuto in questi giorni qua un afflusso di turisti durante le festività pasquali, eccetera, veramente incredibile. Secondo me venire nella nostra città, nella nostra regione, scoprire le ricchezze che ci possono essere, di per sé è già un buon viatico, e il fatto che uno possa tornare a casa con un buon feedback del posto, del clima, di come ha mangiato, perché parliamo anche della nostra cucina, e delle ricercatezze che ci possono essere anche da un punto di vista stilistico, come dicevamo prima, sicuramente farà modo che potranno tornare e faranno venire altre persone, tra l'altro. Facciamo una breve classifica, tre cose che ancora a questa città mancano, o su cui magari sta già lavorando, ma che ancora mancano, e tre cose che invece secondo lei negli ultimi anni, piano piano, quantomeno hanno ricevuto l'attenzione da parte dei cittadini e che quindi adesso hanno anche una sensibilità politica che le accompagna. Guardi, a questo punto qua lei sa che io sono in campagna elettorale, sino a 2 mesi fa ero candidato sindaco, adesso sto correndo per Bucci sindaco, e devo dire che cosa non è stato fatto, un elenco infinito le direi. Che cosa si potrebbe fare? Tante cose, perché noi godiamo, e torno su un argomento che abbiamo affrontato prima, di un clima particolare di una regione che è baciata da Dio, effettivamente. In questa regione qua lavorare è più facile che lavorare da un'altra parte, bisogna però creare il lavoro. Questo si potrebbe fare in una determinata maniera, cercando di attrarre le aziende, che sicuramente il fatto di lavorare in un posto come questo, con giornate che sono magari lunghissime, perché noi pensiamo al nord Italia, ma al nord Europa ancora, è certamente un altro modo di lavorare. In più aggiungo, questi qua sono dati assolutamente importanti, il lavoro nella nostra regione, nella nostra città, costa mediamente il 15% meno di quanto costi, non so, nella vicinissima Milano, costa il 60% meno di quello che costa in Germania. Pertanto un'azienda che si metta ad investire nel nostro territorio avrebbe da risparmiare un sacco di denaro. Abbiamo anche una caratteristica molto peculiare, che abbiamo la fedeltà al posto di lavoro dei nostri dipendenti, abbiamo dei turnover di dipendenti che sono vicini ai 20 anni, quando già nella vicina Milano non arrivano neanche a 10 anni. Pertanto il fatto di dover continuamente cambiare personale è un costo per l'azienda molto importante. Allora io dico questo alle aziende che non sono a Genova, di venire a lavorare a Genova. Noi poi dobbiamo offrirgli determinate cose che in questo momento non siamo in grado di fare, ma ci possiamo proporre per poterle fare. Collegare Genova, ad esempio, alla vicina Svizzera sarebbe una cosa importantissima, in maniera veloce, no? Direi, perché noi siamo lo sbocco più adatto per la Svizzera, lo sbocco più vicino per quanto riguarda questo paese. È un paese che potrebbe dare un influsso alla nostra economia, dobbiamo su questo qua lavorare duramente.